Queste sono le reazioni più epiche nel calcio. Iniziamo subito da Luke Mann, che si è trasformato in Messi Prime. E dopo che il Leverkusen non perdeva una partita da più di 50 match, questa è stata la reazione di Gasperini contro l'allenatore Xabi Alonso, che era sicuro di avere la vittoria in mano. Mentre questa è stata la reazione della mamma di Luke Mann, era davvero fiera della tripletta decisiva di suo figlio e non è riuscita a contenersi in questo bellissimo abbraccio. Foden segna esattamente un minuto dopo che la partita per vincere la Premier League era iniziata. Dopo questa rete aveva ancora fame e infatti qualche minuto dopo ne ha segnata un'altra per niente scontata. In questo modo ha fatto vincere la quarta Premier League di fila alla sua squadra. La reazione dei calciatori dell'Arsenal, che hanno perso per soli 2 punti all'ultima giornata, è stata davvero toccante. Poverini, hanno dato davvero tutto. Questo è il modo in cui De Rossi ha reagito a questo intervento su Belotti, che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera. Questa è stata la reazione che la panchina ha avuto dopo che Messi ha segnato uno dei suoi gol migliori, ha scartato tutti quanti e alla fine è riuscito a segnare. Nessuno riusciva a credere ai suoi occhi. Sono rimasti tutti senza parole. Sempre Messi, dopo aver segnato questa rete magica, ha fatto impazzire tutti quanti. Guarda le reazioni della difesa di fronte a questo spettacolo di gol. Il portiere era incredulo. Haaland, che riesce a recuperare un pallone e lo passa al suo compagno che sta per segnare, ma l'arbitro non concede il vantaggio e il norvegese si arrabbia di brutto, faceva quasi paura. La fidanzata di De Bruyne lo ha tradito con il suo compagno di nazionale Courtois. Kevin ha segnato proprio contro di lui, mentre quella brutta zocco lo stava guardando dalla tribuna. Poi, in ogni partita in cui Kevin vede che nella porta avversaria c'è Courtois, segna tirando dei missili assurdi per vendetta. Direi che con il passare del tempo lo ha punito per bene. Il Portogallo in questa azione stava per segnare e Ronaldo è quasi impazzito dalla frustrazione. Successivamente colpiscono la traversa e ancora Cristiano si arrabbia. Per fortuna alla fine Eder è riuscito a segnare e finalmente Ronaldo ha celebrato come se avesse segnato lui. È stato davvero toccante. Ronaldo calcia una delle sue migliori punizioni e la reazione del portiere è stata incredibile. Ha detto: "E io come lo paro un tiro del genere?" Effettivamente era davvero imparabile. Mbappé stava per segnare un gol praticamente già fatto, ma all'ultimo secondo il difensore del Dortmund è riuscito a togliere la palla dalla linea. Che salvataggio incredibile! Ricordi del famoso gol Bluetooth di Ronaldo? Non ha nemmeno toccato la palla, ma ha esultato come se avesse segnato lui. Peccato che alla fine abbiano assegnato la rete a Bruno. La sua reazione scioccata dice tutto. La reazione di Guardiola all'errore difensivo del City è stata assurda. Lautaro stava veramente per segnare e far vincere la Champions all'Inter. Pep stava per perdere i capelli che non ha. Ehi tu, fermati un secondo. È proprio arrivato il momento di lasciare un bel mi piace a questo video. Scommetto che ti sta piacendo, vero? Dai, su, mostrami il tuo supporto lasciando il like ora. Ti ringrazio se lo farai. Ora passiamo al prossimo momento. L'allenatore dell'Olanda ha detto prima di una partita che fermare Messi sarebbe stato facile. Questa è stata la reazione di Leo, che prima segna un rigore perfetto e corre ad esultare in faccia allo stesso allenatore. Poi Paredes calcia un pallone contro la panchina olandese e tutti i giocatori corrono infuriati verso di lui. È stata una rissa molto intensa e l'arbitro ha dato un cartellino giallo praticamente a tutti. E non dimentichiamoci che Messi ha anche deciso di tirare fuori questo assist magico completamente dal nulla. Nessuno in campo sarebbe riuscito a replicare un passaggio chiave del genere. E ovviamente a fine intervista Messi se l'è anche presa con un attaccante olandese. Mbappé tira ma viene fermato con il braccio del difensore. Viene fischiato rigore e intanto Di Maria sta già piangendo. Kylian si prepara a calciare e segna con molta confidenza. Di Maria era veramente disperato, mentre i tifosi francesi erano più felici che mai. Questa è stata la reaction di Bellingham al passaggio di Kroos. È rimasto davvero stupito e successivamente ha ammesso di essere uno dei suoi più grandi tifosi. Magari un giorno lo raggiungerà. Questo calciatore ha chiesto di calciare la punizione, ma il suo compagno non voleva. Qualche secondo dopo ha calciato una punizione bellissima lasciandolo senza parole. Meno male che l'ha calciata lui. Speed segna la sua prima rete di sempre, ma l'arbitro fischia fuori gioco. Ormai lui stava già esultando come un pazzo e doveva vendicarsi in qualche modo, quindi ha usato la sua maglia per picchiare l'arbitro. Neymar calcia una punizione e segna davanti a Mbappé, che rimane incredibile
incredulo di fronte al tiro magico del brasiliano, infatti Kylian non ha mai segnato una punizione. Bellingham crossa il pallone, ma Hernandez commette fallo, regalando un rigore all'Inghilterra. La reazione di Jude, quando ha scoperto che non gli avrebbe dato il cartellino, è stata davvero scioccante. Ha continuato a protestare fin quando alla fine l'arbitro non ha accettato di darglielo. Poi Harry Kane si prepara a calciare e la manda in casino. La reazione di Mbappé è stata molto esilarante. Neymar ha guardato con i suoi stessi occhi il gol del vantaggio segnato dalla Croazia. Molti pensavano che fosse finita, ma la sua reazione è stata un qualcosa di magico. Ha cominciato a scartare tutti ed ha segnato una rete strepitosa, scioccando il mondo intero. Peccato che alla fine sia stato comunque eliminato. Messi durante la finale tira mentre quattro difensori sono su di lui. La reazione del suo allenatore e del presidente che si è messo a piangere sono un qualcosa di magico. Per Messi è normale. Haaland calcia, ma non riesce a segnare grazie ad una parata davvero fantastica. La sua reazione piena di rabbia la dice lunga su come l'abbia presa. David Luiz si prepara a calciare un siluro che entra dritto in porta. Questo tifoso stava festeggiando nel 2014, 8 anni dopo. Richarlison segna una rovesciata assurda e quello stesso tifoso era ancora lì a tifare per la sua squadra. Mourinho stava pensando di sostituire Mancini, ma dopo averlo visto tirare un bolide incredibile, ci ha riflettuto un pochino e alla fine ha cambiato idea giustamente. Ronaldo è riuscito a segnare all'ultimo minuto di una partita di Champions League e la reazione dei tifosi dello United è stata fantastica. Che momento magico! Pirlo crossa e Ronaldo stava per segnare una splendida rovesciata. Tutti sono rimasti increduli e scioccati allo stesso momento. Dopo l'incredibile errore di Neymar, tutti i giocatori del Paris hanno reagito allo stesso modo. Che coincidenza incredibile! Sembrava quasi che si fossero messi d'accordo. In questa azione, Salah butta il pallone fuori, ma l'arbitro concede la rimessa al Liverpool. Il difensore si arrabbia come pochi e finisce per prendersi un bel cartellino rosso. Tutta la sua squadra è rimasta incredula da tale scena. La reazione di Mourinho, dopo aver sconfitto la Juventus di Ronaldo, è stata leggendaria. Ha zittito uno stadio intero. Mbappé si prepara a calciare e segna una rete fantastica. La reazione dei giocatori del Bayern dopo la sconfitta è stata epica. Si sono tutti infuriati, mostrando una forte mentalità. Cavani è stato atterrato in area. Chiede all'arbitro di fischiare il rigore, ma lui non lo ascolta. L'Uruguay viene eliminato e lui, a fine partita, decide di spaccare a terra il VAR. Durante la finale, dopo un cross praticamente perfetto, Van Dijk segna di testa. La reazione dei tifosi del Liverpool ha mostrato a tutti quanta passione avessero, dato che è stato l'ultimo trofeo vinto avendo Klopp come allenatore. Anche le esultanze finali non sono state da meno. Si sono veramente goduti il momento. Pogba calcia segnando un gol bellissimo e questo tifoso si mette a piangere. Qualche minuto dopo la sua squadra pareggia e lui si mette ad esultare come un matto. Dopo aver segnato con un tiro potentissimo, ha esultato ballando in modo assurdo in faccia al portiere e qualche minuto dopo il karma lo ha punito perché i suoi avversari hanno segnato e lui si è messo a piangere. Durante una partita tra Chelsea e Tottenham, Tuchel e Conte hanno iniziato una vera e propria lite che si è trasformata pochi minuti dopo in una rissa. Non si erano mai visti due allenatori menarsi in questo modo. Direi che qualcuno se l'è presa un pochino troppo sul personale. Qui Neymar che si è messo ad urlare come un pazzo davanti a tutti. Molti pensavano che stesse fingendo, ma a quanto pare faceva davvero sul serio. Moura ha segnato la rete che ha spezzato il sogno dell'Ajax di vincere la Champions League. I calciatori non potevano far altro che stendersi a terra e piangere dalla tristezza mentre tutto il mondo è letteralmente impazzito. Che momento epico! Per questo video, ragazzi, è tutto. Lascia un mi piace al video e commenta con la parola Storie di Calcio GOAT e ti lascerò un cuoricino al commento.